Ameria Radio presenta La mattina all'opera, buongiorno con, a cura di Luisella Franchini e Valerio Lopane. La mattina all'opera, buongiorno con Franco Corelli. L'8 aprile del 1921, in una città di mare meravigliosa che è Ancona, nasceva un bel bambino, perché fin dalla primissima nascita era un bambino di eccezionale bellezza, e abbiamo, diciamo, comprovato questo da alcune foto di Dario, perché questo era il suo nome, anche se poi col nome di Dario non è mai stato poi in pratica chiamato, ma bensì Franco Corelli nasceva proprio ad Ancona, in una terra, quale appunto quella delle Marche, che ha dato voci di eccezionale spessore e splendore. Sicuramente Corelli era una voce, ed è stata, non una voce di eccezionale splendore, ma la voce forse con più eccezionalità del Novecento per colore, bronzo, estensione, volume, che infatti ha come suo corrispettivo, nonché maestro, e per certi versi un'idea di continuità vocalica e di antitesi, per così dire, caratteriale, nel contatto con l'altra voce, per certi versi eccezionale, straordinaria del Novecento, che appunto è Lauri Volpi. Il cammino è assolutamente particolare. Corelli raggiunge con una voce ancora non completamente, per così dire, a fuoco, diremmo limata, un grandissimo successo, perché una voce come quella di Corelli, benché non perfetta, era comunque uno strumento di straordinaria qualità. E pertanto diventa, fin dai primissimi anni 50, in cui vince, uno comincia a vincere concorsi e comincia a presentarsi sulla ribalta, una delle più importanti voci tenorili del Novecento. In più coniugato, ed è stato anche l'inizio mio un po' scherzoso, ma poi fondamentalmente realistico, legata poi anche a una prestanza e una bellezza fisica notevolissima. Uomo piacente per viso e soprattutto per una corporeità, una struttura, una credibilità, diremmo noi, scenica, di livello enorme, che naturalmente nell'impatto visivo dava anche una possibilità di riuscire a rendere a pieno il personaggio veramente grande che andava poi ad interpretare, e lo rendeva appunto eccezionale grazie alle sue potenzialità vocali. Nel meraviglioso libro di Landini, che appunto assomma e diventa per certi versi il testo fondamentale di Corelli, viene evidenziato un punto che lo rende ancora più particolare nel cammino del Novecento. Corelli è stato un tenore che, benché dotatissimo per qualità naturale della voce, con uno studio pazientissimo e continuo, ha quasi ossessivamente cercato di migliorare il suo strumento per riuscire a raggiungere vette interpretative, tecniche ed esecutive di livello eccezionale. Questo è stato il cammino continuo che ha caratterizzato la carriera, per così dire, italiana di Corelli, cioè la primo circa decina di anni. La grande, infatti, svolta della carriera di Corelli è dopo il 63, quando parte per i meravigliosi, seducenti, scintillanti e ricchi lidi
americani, soprattutto del Metropolitan, di cui diventa divo incontrastato per un buon decennio, giungendo poi sporadicamente in Italia e raccogliendo allori strabilianti, come sono le recite di Forza, Tosca, Norma, date ad esempio al Teatro Regio di Parma, con una presa e un successo, dire delirantemente elettrizzante, è fin tanto riduttivo. Ma nel primo decennio italiano, per così dire, della grande carriera che io farei principiare proprio con la Norma a Trieste, con la Callas e Christoph, che diventa secondo me un punto focale nella carriera di Corelli, si va a concludere proprio nel 63 con l'edizione della Turandot con la Nilsson, che diventa per certi versi alla Scala, che diventa una parentesi fondamentale della grandezza della carriera italiana di Corelli. Una carriera sempre in crescita che raggiunge però la sua vetta non tanto con Turandot, di cui evidentemente essendo allievo di Lauri Volpi non poteva che essere quella la sua opera, perché il terreno d'elezione era quello del tenore eroico di Squillo, che appunto era la qualità che l'accomunava a Lauri Volpi. Ma il punto più alto raggiunto da Corelli è proprio quello degli Ugonotti nel giugno del 62. Con gli Ugonotti, infatti, anche in questo caso, opera che ha avuto la possibilità di rodare con il grandissimo Raoul degli anni 30, che fu appunto Lauri Volpi che portò l'opera anche in arena, fu proprio il punto più alto raggiunto da Corelli, per la baldanza incredibile della sua vocalità, una vocalità che sapeva essere nel timbro ricchissimo e denso di armonici, drammatico per sua stessa definizione, e nel contempo di una spavalderia irriverente nel raggiungere acuti strabiliantemente grandi, squillantissimi, di un tasso di vibrazione da rendere vicino allo stordimento. Quella edizione voluta da Siciliani con quella sensibilità solo sua, che era quella di riuscire a recuperare spartiti poco usuali e nel riuscire a ritrovare per ogni personaggio il cantante straordinariamente dotato per quella pagina specifica, infatti abbiamo la Valentina di Giulietta Simionato, la Margherita di Valois di Joan Sutherland e ancora Alpaggio Urbano della Cossotto, evidentemente il Raoul di Corelli e la direzione di Gavazzeni. Un'edizione veramente dire strabiliante, è fin tanto che riduttiva. Una meraviglia per l'orecchio e anche, come si diceva, per l'occhio, perché la scena con la Simionato, il grande duetto, era qualcosa veramente di mirabile anche a livello visivo, per l'incisività e il canto che riuscivano a proferire entrambi. Corelli oggi giganteggia ancora di più, soprattutto nell'aria di apertura che è Bianca al par di neve, che lascia per certi versi quasi stupefatti gli ascoltatori del pubblico scaligero. Si percepisce come qualcosa di sbalorditivo, una specie di sbigottimento muto che si libera in maniera quasi catarchica in un applauso fragorosissimo alla fine dell'aria. Con questa pagina noi abbiamo sicuramente voluto ricordare Corelli nel punto secondo noi più fulgido, nel punto più alto della sua già incredibile parabola artistica. Veramente un momento incredibile che lascia tutti noi, a qualunque tipo di ascolto, veramente sbalorditi e stupiti.
Ci viene quindi da dire non solo buon compleanno, Franco, ma grazie per avere dedicato e operato su di te a livello vocale un'azione tanto lunga, incessante e approfondita. Hai veramente voluto creare qualcosa di grande con il tuo canto. Grazie, grazie davvero e buon compleanno. A noi la gioia e la soddisfazione di ascoltare appunto Bianca al par di neve dagli Ugonotti di Meyerbeer, appunto dal vivo in una qualità fortunatamente molto molto buona nell'edizione del 7 di giugno del 1962 sotto la direzione di Gavazzeni e con i complessi del Teatro alla Scala. Buon ascolto a tutti. Ognuno mi sa
Ameria Radio ha presentato La mattina all'opera. Buongiorno con, a cura di Luisella Franchini e Valerio Lopane.